Sabato 1 marzo il gruppo consigliare del Partito Democratico organizza una grande manifestazione per rilanciare il sociale. È un'iniziativa importante a ridosso della discussione del bilancio 2014, veramente per salvare il sistema sociosanitario del Veneto, perché il sociale è stato fortemente penalizzato. Eh, a partire dal Fondo per la non autosufficienza ci sono. Almeno 20 milioni in meno che penalizzano le famiglie che avranno meno risorse e quindi pagheranno di più per inserire gli anziani nella casa di riposo, ma anche per inserire i disabili nei centri diurni e anche per l'assistenza domiciliare. Ma poi dobbiamo sottolineare come nella nostra regione ormai. È scomparsa la prevenzione sia nell'ambito delle dipendenze sia nell'ambito dei progetti per le vittime della tratta, non si investe più nel sociale e sta saltando il sistema dell'integrazione sociosanitaria. Tutto a carico della sanità. Ma se non diamo forza al sociale, chiaramente il modello veneto, il modello dell'integrazione sociosanitaria, il modello della collaborazione fra istituzione e privato sociale, salterà a danno di tanti, tanti, tanti cittadini.